A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar del 28 luglio 2017 sulla piattaforma Xopero Backup in locale. Io sono Claudio Carrara, mi occupo della parte di pre-sale e supporto per le soluzioni Xopero Cloud e Xopero Backup in locale. Bene, una breve presentazione dell'azienda per chi ancora non ci conoscesse. Xopero è presente sul mercato IT dal 2009 e in questi ultimi anni siamo diventati uno dei migliori e maggiori produttori di backup in Europa. Al momento fronteggiamo più di 25.000 clienti e più di 500.000 dispositivi in tutto il mondo. Come potete vedere dai numeri, infatti, più di 100 petabyte di dati protetti, un processo di backup è eseguito ogni 8 minuti, oltre 1.000 aziende hanno scelto il nostro cloud e oltre 50.000 sono gli utenti protetti. Quali sono i grandi marchi che ci hanno dato fiducia? Orange e T-Telecom nel campo dell'ISP e della telefonia, e quindi fornitori anche di linea DSL, Avis per quanto riguarda l'autonoleggio a livello internazionale, Medicover nel campo della farmaceutica e nella medicina, quindi i nostri data center per le soluzioni cloud poi hanno tutte le certificazioni a disposizione anche per il trattamento dei dati in ambito medico-farmaceutico. Asseco ovviamente in Polonia dove risiedono i nostri data center e ovviamente per la soluzione in locale di Xopero IQNAP. Quali sono le funzioni importanti delle nostre soluzioni? Nello specifico oggi analizzeremo quelle in locale. Comunque la possibilità del totale di protezione degli endpoint. Quindi Xopero garantisce una totale protezione contro la perdita dei dati critici e attraverso gli endpoint sono disponibili alcuni set di backup specifici, tra i quali set backup e cartelle, posta elettronica, VHD del disco e immagine del disco. Il backup dei server, quindi è possibile andare, acquistando poi licenze server, oltre ai set di backup precedentemente descritti, introdurre anche set aggiuntivi di backup, quali la protezione dei database, nello specifico MS SQL, MySQL, Postgre, Firebird, poi introdurre anche la protezione per MS Exchange e inoltre con l'acquisto poi anche delle share di rete ovviamente e di cartelle in FTP, ma con l'acquisto poi di licenze virtuali la possibilità di andare a proteggere le macchine virtuali ospitate dagli host sia di Hyper-V che VMware. La semplicità di installazione, quindi come vedremo dopo nella parte un po' più tecnica, il processo di installazione è molto semplice, si installa in modo manuale si installa in modo automatico o in modo manuale, ma comunque con estrema facilità. Ha una gestione centralizzata, remota, come vedete qui nel caso del cloud, comunque gestione centralizzata perché comunque è possibile installare un management center su una macchina in cui voi magari avete un accesso remoto e da lì organizzare comunque set di backup e visualizzare e monitorare lo stato di backup dell'intera infrastruttura. Velocità ed efficienza sono funzioni, ci sono delle funzioni avanzate nei processi di invio dei dati, sia per quanto riguarda in cloud che anche in locale, dove come ad esempio la compressione, la deduplica, che permettono di ottimizzare la banda e di influire il meno possibile sull'occupazione della banda stessa e quindi un miglioramento della velocità, oltre che andare a ottimizzare lo spazio di storage sia in entrambe le soluzioni. Bare metal recovery nella soluzione in locale, in quanto abbiamo la possibilità di creare immagini dei dischi che è possibile poi reinstallare o comunque recuperare anche su hardware differenti, per esempio nel caso di rottura del disco, tramite un avvio di una chiavetta in boot. Che è sempre disponibile, lo vedremo dopo come ISO, e quindi recuperare l'intera macchina. Disaster recovery come funzioni in via di sviluppo, ma comunque
già funzionanti, abbiamo la possibilità di avviare queste macchine sotto specifiche tecniche, ovviamente consultabili anche direttamente dal sito. È possibile avviare delle macchine direttamente, e questo è il punto di forza, proprio sfruttando QNAP dalla virtualization station, cioè utilizzando la virtualization station è possibile avviare macchine direttamente dall'interfaccia di Xopero, creando appunto queste macchine virtuali e sfruttando la virtualization station di QNAP renderle avviabili direttamente dal QNAP. Versione e ritenzione: gli utenti possono scegliere, è possibile far scegliere agli utenti quante versioni di un determinato file poter mantenere, e anche in base al numero dei giorni, nel caso di days retention, in quanto se un file viene cancellato è possibile indicare per quanti giorni verrà mantenuto comunque in storage prima di poter essere diciamo cancellato, però l'ultima versione di ogni file viene comunque mantenuta, quindi non andrà, essendo un software di backup, non andrà mai a cancellare l'ultima versione disponibile in caso di days retention. Per il file retention selezioniamo il numero di versioni, quindi queste verranno mantenute sempre negli storage. Criptazione dei dati, quindi a doppia protezione attraverso l'algoritmo AES 256. Non so se mi si sente. Ok, si sente perfetto, mi confermano che si sente ancora. E quindi dicevamo, criptazione dei dati, quindi attraverso l'algoritmo AES 256, oltre a un terzo grado di protezione, quindi di andare a poter personalizzare e scegliere una chiave di criptazione specifica e privata, che forniscono quindi il massimo livello di tutela e affidabilità dei dati. Inoltre, il trasferimento dei dati dai vari endpoint o comunque dai server verso sia i data center per il cloud, sia lo storage del QNAP in locale o dello storage per la soluzione anche XDR, che vedremo dopo, sono effettuati attraverso una connessione SSL, quindi tre gradi di protezione: algoritmo AES 256, possibilità di una chiave privata e trasferimento dati con SSL. Backup ovviamente programmabili e schedulabili al dettaglio. Quindi, partendo dalla prima soluzione che andiamo ad analizzare, la Xopero QNAP Appliance, il QNAP, oltre a svolgere le sue normali funzioni, quindi da NAS, da videosorveglianza, quindi ha una serie di server VPN, ha una serie di funzionalità molto, 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 molto ampia. Attraverso l'applicazione Xopero, l'installazione della stessa applicazione sul QNAP, è possibile rendere il QNAP una cassaforte per i nostri dati, attraverso quindi, come avevamo detto, una facilità di installazione. Sicurezza e protezione: i nostri dati sono al sicuro in quanto al momento della creazione e dell'installazione viene creata una cartella che è protetta da password e i dati al suo interno sono protetti con la chiave che avevamo visto già nella slide precedente, quindi con chiave di AES 256, e quindi abbiamo una totale sicurezza e protezione. Semplicità di gestione, perché grazie al Management Center comunque è possibile visualizzare l'intera infrastruttura semplicemente accedendo a questo Management Center, che è un agent aggiuntivo e comunque compreso nel pacchetto, non è che ha un costo aggiuntivo, è un agent aggiuntivo perché poi su ogni macchina andrà installato ovviamente l'agent, e questo è il gestore centralizzante gestore centralizzato per gli agent e interfacce che si interfacciano con l'applicazione all'interno del QNAP. Economicità, perché in base a prestazioni il rapporto qualità-prezzo è ottimo, e BMR, perché come avevamo detto, offre funzioni anche di bare metal recovery. La facilità di installazione: si installa direttamente quindi dall'app center di QNAP, è sufficiente al momento, poiché è uscito il nuovo firmware, il 4.3
di QNAP e abbiamo aggiornato anche la nostra applicazione, sta solo aspettando le ultime certificazioni da parte di QNAP, è già stata inviata e quindi a breve sarà disponibile sull'App Center, altrimenti per il momento c'è l'installazione manuale, ve la farò vedere dopo come effettuarla. Per l'appliance Xopero, quindi, per poter installare la nostra applicazione, i requisiti tecnici per i nostri QNAP sono un'architettura x86-64 della Intel o AMD. Per il momento non sono previste installazioni su ARM, quindi in fase di installazione vi darebbe comunque errore, e questo per ragioni comunque prestazionali, per quanto soprattutto se andassimo a usare la virtualizzazione offrono prestazioni molto migliori. E il QTS ovviamente dal 4.0 in poi e 2 giga di RAM come parametro, 2 giga di RAM minime. Le applicazioni client, abbiamo un agent che va da XP per il Service Pack 3 e quindi anche lo stesso agent utilizzabile per i sistemi Windows Server 2003 in poi, quindi fino agli odierni Windows 10 e Windows Server fino al 2016. Il Management Center invece necessariamente occorrono sistemi a 64 bit per poter essere installato. Ad ogni modo si parte però da Windows Vista e da Windows Server 2008, con il framework comunque aggiornato all'ultima versione disponibile per il relativo sistema operativo. L'altra soluzione invece che presentiamo è nel caso in cui non fosse disponibile un QNAP nell'infrastruttura cliente, ma avessimo a disposizione un device, quindi una macchina che può gestire i backup, che è abilitata appunto a funzione di gestione backup con storage interno, quindi o dischi locali direttamente installati su questo device o comunque anche altre tipologie di NAS, però consigliato con protocollo ISCSI per una maggiore ottimizzazione anche delle risorse di rete. E l'altra versione è la Xopero Backup and Restore. Quindi in questo caso andiamo ad installare un setup all'interno di questa macchina, quindi un software di gestione per i backup, che poi andrà amministrata ovviamente sempre con il Management Center e poi l'installazione degli agent all'interno dei vari device che vogliamo proteggere. In questo caso, quindi, in tutti i nostri backup degli agent installati sulle macchine andranno all'interno dello storage definito poi all'interno di questa macchina. Quindi in questo caso dove poter installare occorrono comunque un device fisico a 64 bit. Se si usa un sistema operativo non serve, quindi da Windows 7 Pro a 64 bit in poi, e per quanto riguarda i sistemi serve da Windows 2008 R2 in poi, minimo 2 core per quanto riguarda anche qui preferibilmente Intel e AMD, 8 giga di RAM consigliati, ovviamente lo storage per il backup interno. Anche in questo caso le applicazioni client vengono installate da sistemi operativi XP, dal Service Pack 3 in poi, con le stesse caratteristiche quindi che avevamo visto prima. Il Management Center può essere installato sulla stessa macchina, ovviamente su cui andiamo a installare il setup dell'applicazione del software, e quindi comunque ha le stesse caratteristiche che avevamo visto prima per la soluzione XQA. Cosa proteggiamo nello specifico? Tendo a ribadire. Macchine fisiche e ambienti virtuali. Per le macchine fisiche, quindi file e cartelle, posta, VHD, immagini disco, database, Exchange, cartelle in FTP e share di rete. Per le macchine virtuali, quindi le macchine virtuali ospitate dagli host di VMware o Microsoft Hyper-V. Che cos'è quindi? Perché semplicità di gestione? Grazie al Management Center è possibile andare a gestire l'intera infrastruttura tramite questo agent speciale che gestisce la creazione degli utenti e l'assegnazione quindi dei rispettivi utenti ai rispettivi device su cui è installato l'agent. La possibilità di creare gruppi di utenze, magari suddividere un'azienda in reparti, quale tecnico, amministrativo,
commerciale e così via. La gestione dei set di backup, perché collegandomi a questa macchina comunque posso mandare in esecuzione backup sulle macchine, stopparli, visualizzarli nello stato di avanzamento. Effettua funzioni di ripristino, quindi è installabile anche volendo, su, cioè non ha un'utenza, cioè se loggandosi con una sola utenza su questo centro di gestione, allora non posso, mi esclude la possibilità di poterlo installare su un'altra macchina. Teoricamente potresti installarlo anche su tutte le macchine, a livello teorico. E quindi ha multi utenza e la multi possibilità di connettersi anche da più postazioni. E offre funzioni di ripristino. Permette l'analisi globale del log di tutti i device e anche ovviamente un filtraggio di questi log per andare ad analizzare eventuali problematiche. Un monitoraggio dell'andamento di tutti i backup, la configurazione dello storage, perché comunque posso andare ad aggiungere altri dischi, o nel caso dell'XQA comunque aggiungere anche un secondo QNAP in ice casi e quindi effettuare poi una redirezione dei salvataggi sia su un QNAP che su un altro. E poi la possibilità di configurare un server SMTP per l'invio della notifica. Inoltre ho la possibilità anche di andare a limitare proprio le bande di utilizzo per ogni agent, quindi per laddove ci sia un traffico elevato, eventualmente ho la possibilità anche di andare ad effettuare dei settaggi direttamente dal management center sui vari agent. Nella nuova versione possibile uscita adesso, appunto, è possibile andare, lo vedremo dopo, a settare i permessi che possono avere gli agent e quindi l'operatore che lavora sull'agent in base a determinate caratteristiche, per esempio abilitarlo sì a poter modificare i settaggi di backup, oppure disabilitarlo totalmente, abilitarlo alle funzioni di ripristino e così via. Quindi, andando a riassumere la struttura, ho bisogno di un QNAP, l'applicazione Xopero responsabile quindi di fornire servizi di backup installabile su QNAP, scaricare il Management Center per poterne amministrare. Per poter amministrare l'intera infrastruttura e quindi l'applicazione salvata sul QNAP e gli agent da installare sia sugli endpoint e sui server che possono creare anch'essi set di backup, hanno le stesse funzioni di ripristino e tutta la serie dei log per quanto riguarda i clienti. Il control panel, gli agenti, scusate. Il control panel è un ulteriore mezzo a disposizione di Xopero che dà una veste grafica per quanto riguarda determinate funzioni, nel senso che è possibile visualizzare subito quanti endpoint sono attivi, quanti agent sono attivi, quanto spazio è già occupato, e poi abbiamo la sezione dei download, dove nei download abbiamo sia l'agent, abbiamo il setup dell'agent per il Management Center, il setup degli agent per Windows XP, l'agent senza interfaccia grafica, quindi tutta una serie di agent scaricabili per i nostri device. E inoltre c'è una sezione apposita che è quella dove andiamo poi a installare la licenza, dove un file.leak al momento della generazione vi viene fornito ed sarà sufficiente accedere alla sezione licenze del control panel e inserirlo nella rispettiva locazione dove vi viene richiesta e poi effettuare l'upgrade. A quel punto, adesso vedete nell'esempio qui è una trial, quindi una trial che è già utilizzabile, quindi potete scaricare direttamente dal sito di Xopero e provare. E la versione attivata vi dà l'abilitazione a tutte le funzioni con 10 server, 6 endpoint, 30 endpoint e una licenza VMware o Hyper-V, quindi avete la possibilità di testare anche gli ambienti virtuali. Le licenze si legano esclusivamente al numero di serie del dispositivo, quindi nel caso del QNAP c'è da fornire ovviamente il numero seriale del dispositivo. Nel caso dei server, invece, sempre accedendo a questa sezione dopo aver installato il setup, quindi installate XBR, vi viene creata un'icona sul desktop dove c'è scritto Xopero Backup and Restore Control Panel. Voi cliccate lì, accedete alla sezione licenze e invece di visualizzare il numero di serie del dispositivo, in questo caso è quello del QNAP, vedrete una serie di cifre, un codice
alfanumerico che identificherà il seriale del server, in quel caso il server o device su cui è installato, e comunque dovreste fornire quello per poter generare la licenza. Bene, vediamo anche una parte prettamente più commerciale. Comunque, per qualsiasi informazione riguardo a questo, se potete contattare direttamente i vostri commerciali di riferimento, o comunque scrivere un'email a Xopero Italy. E, come potete vedere, ogni licenza ha determinate caratteristiche. Quindi, una licenza endpoint può essere installata solo sui sistemi operativi non server. Quindi da Windows XP a Windows 2010. La licenza server, le licenze server si dividono in base e in pro, dove la licenza base abilita le licenze per Small Business Essential e Foundation, mentre la server pro va per tutte le altre. La differenza sta solo nella generazione della licenza, ovviamente per il particolare server. E poi la Virtual Agent che abilita il salvataggio degli host e quindi delle macchine virtuali ospitate da Hyper-V e VMware anche nelle loro versioni gratuite. Bene, prima di lasciarvi con questa slide, passiamo alla parte tecnica, dove andremo a vedere come prima fase l'installazione. Se avete delle domande, scrivetele pure, che a fine webinar verrete contattati o da me o comunque dal responsabile commerciale per rispondere a tutte le vostre domande. Quindi scrivete pure se avete qualche domanda in merito. Andiamo a vedere come effettuare l'installazione. Quindi, nel caso, fino a che non sarà disponibile nell'App Center il setup da scaricare e installare direttamente, la procedura è comunque accedere all'App Center, andare nella sezione installa manualmente, andare a sfogliare dove abbiamo salvato, ovviamente scaricato la versione che potete già scaricare dal sito, ovviamente, di Xopero. Nella sezione supporto e aggiornamenti trovate tutte le versioni possibili che sono messe a disposizione. Comunque dovete scaricare il file .qpkg. Una volta selezionato, lo aprite e date il via manualmente all'installazione. Dopo aver effettuato l'installazione, comparirà l'icona, quindi, che tutto è andato a buon fine. Cliccando, ora ritornando tra le nostre, quindi chiudendo l'App Center, ritornando tra le nostre applicazioni e aprendo l'applicazione, verrete redirezionati. Sto facendo riferimento sempre alla prima installazione, quindi verrete redirezionati verso questa pagina in cui vi verrà chiesta di inserire una mail, perché ancora il login non lo avete effettuato. Dopo aver inserito la mail, vi farà scaricare direttamente il Management Center e da lì inizierà il primo wizard di installazione, dove accederete a una pagina di prima configurazione, dove vi chiederà ovviamente di modificare la password. Al primo accesso, quindi, avremo la password admin admin, cioè username admin, password admin, e vi chiederà subito di modificarla. Il secondo step vi chiederà la password nel caso dell'installazione su XUA, vi chiederà la password del QNAP per poter abilitare la gestione dello storage. Il terzo passaggio sarà appunto la definizione di questo storage. Al momento dell'installazione vi chiederà se installare in modo automatico o in modo manuale lo storage. Se scegliete il modo automatico, lui riserverà lo spazio in questa cartella che si definirà Xopero Repo, protetto ovviamente da password, dove andremo a salvare tutti i nostri dove andremo a salvare tutti i nostri backup. E se abbiamo creato, per esempio, un volume da 1 tera, questo nella modalità automatica riserverà tutto lo spazio di Xopero Repo a 1 tera. È comunque modificabile successivamente sempre dal Management Center, quindi accedendo alla sezione Storage e ridefinire eventualmente lo spazio da assegnare a questa cartella. Ad ogni modo, nella prima fase, quindi, definite lo storage. E come quarta opzione vi farà creare subito un primo utente,
E l'ultimo step del wizard sarà assegnare questo utente a un device. Dopo vedremo come si crea un utente, comunque nel dettaglio. A questo punto, una volta che avete quindi ridefinito le password e avete le credenziali per potervi loggare al control panel, cliccando sul login accederete appunto al control panel. E in questa sezione, appunto, avete già la possibilità di collegarvi al Download Center, dove sono disponibili comunque il setup del Management Center, degli agenti di Windows con le versioni anche per XP, la versione senza interfaccia grafica, ovviamente. Questo vi installa il software solo come servizio, per cui l'utente non vedrebbe nemmeno l'icona in basso a destra, ma è completamente gestibile direttamente dal Management Center. C'è un agent anche per l'Active Directory, ma comunque potete anche sotto dominio potete installare direttamente l'agent normale, diciamo. La CLI application, perché per i sistemi operativi non Windows, quindi magari però Linux o Apple, è previsto soltanto il salvataggio di file e cartelle e si va tutto tramite linea di comando. È possibile scaricarne il manuale, ovviamente, ed è richiesto l'installazione di Java dalla 2.0 in poi. La Smart Virtualization Stick invece è la ISO relativa a quello che avevamo detto. È un sistema, un'immagine da flashare su una chiavetta dove parte un applicativo Linux e permette il bare metal recovery. A breve avremo anche la possibilità per il locale delle applicazioni mobili, cosa che per il cloud sono già disponibili. La sezione della licenza, ovviamente, dove andare a caricare, anche in questo caso sarà necessario cliccare su una volta che vi è stata fornita la licenza e andrete a effettuare l'upgrade e modificheranno quindi i dettagli della licenza. Da device visualizziamo già quali sono i dispositivi collegati e a quali utenze sono collegati. Nella sezione log ho la possibilità anche da qui di scremare ed effettuare già tutta una serie di log per quanto riguarda le macchine che già hanno eseguito dei backup. Passiamo adesso a visualizzare il Management Center. Il Management Center, una volta che è stato installato e quindi avete già effettuato l'accesso, si presenta in questa veste grafica dove, andando a selezionare dispositivi, avremo l'accesso a tutta l'infrastruttura. Andando a visualizzare per ogni entrata che vedete, è stato quindi creato un utente ed è stato associato ad ogni utente un dispositivo. E le licenze corrispondono poi a quanti device ovviamente avete la necessità di installare o a quanti server. Come si crea un'utenza? Basta cliccare sulla rispettiva icona Aggiungi utente. Al momento della creazione vi chiederà quindi nome, password, assegnazione a un gruppo specifico se è già stato creato un gruppo, la definizione di un indirizzo email specifica per ogni utente e la definizione della chiave di cifratura, dove è possibile appunto andare a selezionare la chiave personale. Come ulteriore proposta vi dice se poter assegnare il dispositivo una volta terminato oppure se lo farete in un secondo momento e la possibilità di scaricare l'agent e quale tipologia di agent, quindi se l'agente di Windows o senza interfaccia grafica o a linea di comando. Potete scaricarlo direttamente eventualmente sul desktop attraverso la rete di ognuna delle macchine su cui poi andrete a loggare l'utente creato e quindi magari anticiparvi sul lavoro. Qui selezionate la tipologia dell'account, quindi o si va attraverso una tipologia endpoint e quindi vi sblocca questo set di backup come dicevamo in precedenza, o abilitando la licenza server nel caso in cui abbiate acquistato una licenza server o anche VMware, quindi vi dà l'abilitazione a tutte le altre caratteristiche. Una volta creato quindi l'utente, cliccate su Crea e avete a disposizione un nuovo utente da collegare a un nuovo device. Quindi la creazione dell'utenza si effettua in questo modo, molto semplice.
Attraverso l'installazione degli agent nelle rispettive macchine, quindi adesso la macchina che sulla quale stiamo eseguendo e sulla quale ho installato il Management Center e sulla quale stiamo eseguendo questo webinar è il dispositivo Client PC. Come potete vedere da questa entrata, qual è l'analisi che si può già effettuare dal Management Center su tale dispositivo? Innanzitutto utente e nome dispositivo, l'amministrazione remota se è abilitata, io ho la possibilità di interfacciarmi direttamente con l'agent su quel device, può essere abilitata o meno, perché magari c'è qualche utente che non vuole dare la possibilità di un'amministrazione remota, comunque è impostabile. La dimensione dei file che sono già stati backuppati, il numero dei file, quando è stata l'ultima azione, la data dell'ultima azione, se la sessione è attiva o meno, infatti sì, perché l'utente al momento è loggato sull'agent, se c'è un backup in corso, se sta effettuando operazioni di ripristino dei file e lo stato degli ultimi backup relativi a questo utente. Cliccando con il tasto destro sull'entrata si sbloccano una serie di opzioni in cui sono le stesse che poi fanno riferimento alle icone che vedete nella parte alta. Quindi se io clicco su set di backup e visualizzo elenco set di backup, lui mi fa vedere quanti backup ho già programmato. In questo caso per questo utente non ne ho programmato nessuno. Nel caso invece di Windows 2008, se io verifico l'elenco dei backup, visualizzo quali sono i backup già che sono stati programmati. Quindi, per la diversa tipologia del set di backup, ho un'icona differente. La memorizzazione posso stabilire qua il numero delle versioni, quindi da mantenere sul singolo file, la data dell'ultimo backup, quando sono stati eseguiti, se è sincronizzato, quindi se è andato comunque se sono se si è se è già stato eseguito il backup, ovviamente è lo stato del backup più recente. Da qui si può quindi su ogni entrata di ogni mia utenza, io ho la possibilità anche di aggiungere nuovi set di backup direttamente al Management Center. Se per esempio volessi andare ad effettuare il backup di file e cartelle, posso semplicemente dare il nome quindi al mio backup, selezionare tutto quello che voglio andare a backuppare e ovviamente definire la schedulazione e quindi andando a schedulare ogni quanto il mio backup dovrà essere effettuato. Ci sono tempistiche da minuti alle ore o ogni giorno, quindi giornalieri, settimanali, o definire dal dettaglio andando a selezionare proprio nello specifico della settimana a quali orari o mensilmente a quali orari andare a effettuare il mio backup. Tra i filtraggi ho la possibilità, ovviamente, di accedere al pannello dei filtraggi per definire se non voglio nessun filtro, se voglio un backup di tutto ciò, ma soltanto togliendo dei file specifici, oppure soltanto tutti i PDF del mio senza andare cartella per cartella o comunque sfogliando il file system, ma voglio direttamente tutti i PDF o i documenti o gli Excel, basta semplicemente ovviamente inserire l'estensione e ho la possibilità appunto di copiare solo determinati file, oppure aggiungere altre esclusioni, magari se i file sono più grandi di una determinata dimensione, modificati prima di una determinata data o più vecchi di un determinato giorno. Da queste cose posso escludere anche intere cartelle, quindi se faccio tutto sì, ma voglio togliere immagini e quant'altro, ho la possibilità comunque di aggiungere anche intere cartelle. Nell'ultima sezione delle avanzate si aprono altre impostazioni possibili, quale l'utilizzo delle VSS e quindi la possibilità di effettuare il backup anche di file aperti, se includere o meno i file nascosti. Se attivare o disattivare il backup, quindi se io l'ho programmato, però voglio disattivarlo per qualche ragione, non devo andare ad eliminare necessariamente il set di backup, però magari lo voglio riprendere in un secondo momento, quindi posso semplicemente disattivare levando la spunta e quindi non partirà agli orari già predefiniti. E poi posso scegliere di spegnere il computer al termine dell'operazione.
La tipologia di backup lui effettua sempre un incrementale in modalità automatica, in quanto l'incrementale in fase di backup è quella che impiega un minor tempo e quindi ottimizza direttamente in modo automatico la banda disponibile. E posso scegliere di definire ogni quanti backup lui mi vada a rigenerare la copia 1, perché la copia 1 comunque sarà la più sostanziosa e poi ci saranno gli incrementi. Quindi ogni quanti backup lui mi va a rigenerare, per favorire poi le operazioni di ripristino, la copia totale. Posso anche scegliere il numero delle versioni e il numero dei giorni. Quindi attraverso il versioning posso stabilire per quante versioni di un determinato file, quindi non di un backup, ma di un determinato file, io posso mantenere nello storage. Eseguire attraverso le autorizzazioni il servizio come utente di Windows laddove non avessi particolari accessi a determinate cartelle o comunque all'interno del file system. La funzione di esportazione è possibile creare una task di esportazione dove io vado a definire una cartella, magari su un NAS, in cui il mio backup viene esportato. Quindi, siccome i dati sono criptati all'interno della cartella Xopero Repo e quindi non distinguibili, io posso però organizzare dei task che mi riportano in chiaro e quindi all'interno di questa cartella eventualmente potrei avere quindi la necessità di esportare in chiaro i miei file. Questa è la funzione da utilizzare nel caso poi di virtualizzazione della macchina tramite il QNAP. Quindi una volta definiti tutti i miei settaggi, quindi ogni giorno, magari alle 11:30, io ho la possibilità di salvare. E quindi per la tipologia di backup, per la tipologia di device che ho scelto, ho la possibilità quindi di definire i miei set di backup. Inoltre, adesso è in esecuzione, quindi i backup vengono eseguiti uno alla volta, ovviamente. Quindi, fin tanto che va questo, anche se ho definito alle 11:30, se non avessi ancora finito, partirà poi in un secondo momento. Comunque, è possibile andare a visualizzare lo stato di avanzamento di ogni backup, quindi questo era relativo all'immagine server che sta effettuando adesso. Posso stoppare e avviare i miei set di backup, aggiungerne altri, quindi come abbiamo visto, e vabbè, effettuare funzioni di refresh. Anche nel caso dell'altro device che sta effettuando il mio backup, io posso collegarmi, visualizzare a che punto siamo. Ma questo è collegato al wifi, quindi sta andando un po' più a rilento, però anche in questo caso è possibile effettuare tutta la serie di operazioni. Quindi sulle entry dei miei device io ho la possibilità anche sia di aggiungere set di backup, elencarli, visualizzarli, monitorarli, quindi se tutto sta svolgendo secondo le giuste modalità. Nelle impostazioni di dispositivo io posso inviare i report direttamente al produttore. Per quanto riguarda l'agent, quindi inviare i log dell'agent. Prestazioni, posso andare, come avevamo detto, a definire magari un limite di banda o decidere se favorire il backup più rapido o se favorire la velocità del computer, quindi se deve essere assegnate più risorse ad uno o ad un altro. Qui, come si vede, i parametri vengono cambiati poi entro 30 secondi dalla sua variazione. Come dicevamo prima, sui clienti sono state aggiunte la possibilità di limitarne l'utilizzo, quindi se da questo utente io elimino e clicco sul tasto destro, ho la possibilità di permessi utente e quindi mi si apre una schermata che mi va a definire il permesso di gestire set di backup, di ripristinare i dati, di gestire la chiave di criptazione e il permesso di modificare poi le performance sul dispositivo. Ecco, per l'ultima operazione che abbiamo fatto potremmo avere l'esigenza di non lasciarla direttamente all'utente che opera sul PC. L'altra, nel menu in alto a sinistra, tra le impostazioni, ho la possibilità di modificare la password di accesso, di selezionare la lingua. Nella gestione dello storage,
chiaramente mi chiederà la password del mio QNAP accedendo alla definizione del mio storage. Ho uno storage di, con capienza di 1,56 TB, lo spazio utilizzato al momento è per la compressione anche di 200 giga e quindi mi dà anche l'indicazione dello stato di avanzamento. Posso aggiungere nuovi storage. E posso anche ovviamente andare a eliminare lo storage per ricrearne di nuovi. La funzione di pulizia della memoria agisce in modo automatico ogni 24 ore. Come funziona il cleaning? Quando io vado a cancellare dei dati direttamente dall'agent e quindi o dal management center, comunque vado a rimuovere dei dati dallo storage, la pulizia, i dati vengono cancellati entro le 48 ore successive. Questo perché se poi io riorganizzo un set di backup, quindi nella prima fase i file vengono marcati come sottoposti a eliminazione fisicamente, però se viene eseguito un altro set di backup e sono stati riproposti poi dei file che magari erano stati mandati in eliminazione, per il processo automatico di deduplica, lui visualizza che non devono poi essere poi ricancellati e quindi riesce a ritirare su il backup anche con gli stessi file. Quindi è una procedura automatizzata, appunto, per quando poi ho un'alta mole di set di backup e di dati. Quindi il cleaning funziona in questo modo. Nelle altre impostazioni del Management Center, io ho la possibilità di configurare un server SMTP per l'invio delle mie mail. E quindi, come ultima analisi, posso anche decidere a chi, nella configurazione di report, a chi inviare poi la mail giornaliera sullo stato di tutti i miei backup. C'è la possibilità anche di effettuare nella nuova versione, di effettuare il management del database, che è il database che utilizza Xopero, è un Postgre all'interno del QNAP. Io ho la possibilità anche di organizzare una task di schedulazione per la copia del mio DB e scegliere dove andarlo a copiare. Organizzando la task, quindi o giornalmente ho la possibilità di andare a copiare anche i DB. Nella sezione aiuto, ovviamente la verifica dello stato della licenza. Questa è stata introdotta con la nuova versione, quindi cliccando su gestione della licenza vi collegherà direttamente alla pagina che avevamo visto in precedenza per poterla installare. Tra le altre cose, nel supporto avete la possibilità di inviare i server log, di fare una reportistica degli errori e inviare log dell'applicazione. Poi verificare la versione dell'applicazione, visualizzare i log del server, ovviamente, e cliccando su Acquista venite rediretti sulla pagina di acquisto di Xopero. Un'altra funzione importantissima del centro di gestione vi abilita appunto al filtraggio e alla selezione di tutti i set di backup. Se voglio visualizzare a che ora sono partiti i miei set di backup con esito positivo, ho la possibilità di visualizzarlo e quindi ho tutta una serie di informazioni relative ai miei set di backup che posso andare a filtrarle e visualizzarne poi anche i dettagli sui file inviati e sulla quantità e sull'esito. Le ultime due icone che visualizzate sono l'abilitazione di una task di esportazione, come avevamo detto, per i vostri dati per poterli riportare in chiaro. Infatti, in questo caso, per ogni set di backup che io organizzo per le mie device, posso decidere se aggiungerli a questa task o creare anche più task, ovviamente, di esportazione in cui io decido dove far esportare in chiaro i miei set di backup. In questo caso si utilizza specialmente per poter far avviare le macchine in modalità virtuale. Ripeto, sotto specifiche tecniche che comunque sono visualizzabili anche sul sito, ho la possibilità quindi di effettuare il backup dell'immagine di un disco e esportarla. Una volta esportata, quindi accedendo all'ultima icona della Virtual Recovery, ho la possibilità di lanciare poi, di
di importare una macchina virtuale direttamente dai set di backup che poi ho creato. Quindi questo permette, magari creo tutte le notti un'immagine di un disco di un determinato device, lo assegno alla task di esportazione e magari anch'essa durante la notte e al mattino io ho una macchina preparata, pronta a partire. In questo caso è una sorta di automazione della possibilità di avere la macchina avviabile direttamente. Per esempio, se volessi questa macchina, cliccando su avanti, definisco il nome della macchina virtuale, stabilisco il numero di core disponibili per il mio QNAP, la quantità di RAM ovviamente correlata alla disponibilità del QNAP e la modalità di rete. Una volta selezionate e quindi definite, io ho la possibilità di crearla. Adesso è già in funzione perché praticamente Windows 7 è già stata creata e quindi ho la possibilità anche di poter avviare queste macchine. Le funzioni disponibili sempre per quanto riguarda l'entrata, quindi eravamo rimasti al discorso delle prestazioni, posso rieffettuare login e logout dell'agent. I dettagli dispositivo mi danno tutte le informazioni relative alla versione dell'applicazione installata e alle caratteristiche tecniche del device su cui è installato. Come altra funzione, io ho la funzione di ripristinare i dati in base, adesso ho selezionato ovviamente Windows 7 Pro, lui mi caricherà i dati disponibili che posso scaricare da questa macchina e quindi farà il collegamento. Ora sta già effettuando un backup, è in wifi, quindi ovviamente il tempo su rete cablata è molto inferiore, però giusto per andarvi a mostrare quali sono poi i set di backup. Quindi io da qui avrei la possibilità di scegliere se fare tutto o solo concentrarmi e focalizzarmi solo su un particolare set di backup. Posso fare una ricerca in base al file direttamente, quindi, oppure sfogliare l'intero file system dei dati che sono già stati inviati. Posso anche andare ad effettuare un download dalle versioni, quindi selezionando nello specifico uno dei set di backup, download delle versioni, i file mi si abilita di selezionare la data e quindi se ho più entrate posso andare direttamente a scegliere quale versione ripristinare, a quale data più che altro, perché ovviamente in un incrementale ci saranno più dati ovviamente al salire della data sulla quale vado a effettuare il mio ripristino. Da qui è possibile comunque andare anche a rimuovere, quindi selezionando poi ciò che voglio rimuovere, ho la possibilità di andare a cancellare direttamente i dati. Intanto che qui fa la sua ricerca, possiamo andare a vedere l'agent, come si presenta l'agent installato direttamente su un endpoint o un server. Quindi, una volta effettuato il login, l'interfaccia grafica è questa, dove io ho la possibilità di andare a definire i miei set di backup come nuovo progetto e quindi renderlo avviabile, e andare poi a definire le funzioni di ripristino. Anche in questo caso non c'è niente da ripristinare perché non è stato effettuato nessun backup. Dati da condividere poiché l'agent è lo stesso che corrisponde sia all'agent in cloud che all'agent in locale. Dati da condividere è una funzione di sincronizzazione che comunque è sviluppata per l'agent in cloud e ovviamente andare a effettuare la serie di log degli eventi, per esempio quando è stato effettuato login o altre determinate caratteristiche, in base a poi anche ai giorni e tutta la tipologia dei log, qualora anche nei filtraggi in caso di agent specifico. Vediamo se qua avesse finito. Ok, io posso rimuovere e quindi andare a cancellare i dati che verranno, come vi ho spiegato prima, eliminati nell'arco delle 48 ore successive.
Andiamo a quindi visualizzare altri set di backup. Come ultima cosa vediamo anche questo. Chiaramente per le categorie endpoint, quindi abbiamo la possibilità, dati locali, per esempio di effettuare un backup della posta andando a pescare direttamente il punto PST o gli archivi, definendo la schedulazione e ovviamente i soliti parametri nella scheda avanzate. Per quanto riguarda gli altri set di backup, abbiamo, facciamolo su una licenza server, così abbiamo a disposizione tutto il set disponibile. L'immagine disco, quindi avremo la possibilità, già la sta facendo in questo caso, avremo la possibilità di definire quali partizioni andare a selezionare. E quindi anche in questo caso puoi definire nel progetto di backup quale disco o dischi ho la necessità di andare ad eseguire come immagine. L'altra è il VHD del disco, anche in questo caso occorre linkarsi al device e ho la possibilità di effettuare il VHD. La differenza sostanziale tra immagine disco e VHD disco sta nel fatto che nel caso di immagine disco prende tutta la dimensione, quindi se ho un hard disk da 250 lui farà un backup da 250 giga. Nella nuova versione hanno introdotto anche l'incrementale, quindi ogni copia successiva sarà più leggera ovviamente, quindi hanno introdotto grazie anche al nuovo firmware la possibilità di avere degli incrementali sulle immagini e hanno anche modificato di gran lunga le velocità disponibili per il trasferimento dei dati, quindi impiega molto meno tempo ad effettuare l'immagine del disco stesso. Per i dati critici, invece, e quindi per esecuzione del mio VHD, andrà a effettuare praticamente su questa dimensione di 232 giga, farà un backup sui 132, che sono poi i dati effettivamente allocati sul disco. In questo caso però devo definire un percorso, quindi ho una seconda partizione su cui appoggiare dati temporanei perché per default l'agent appoggia i dati su C, ma se sto effettuando effettivamente il backup su C non posso effettuare la frammentazione, la compressione e la criptazione dei dati sulla stessa partizione, per cui necessita necessariamente o di una seconda partizione di appoggio, anche sempre all'interno dello stesso disco, o comunque un percorso di rete da definire in cui può appoggiare i dati prima dell'invio, che può essere definita anche una cartella ovviamente all'interno del QNAP stesso. Anche in questo caso stesse definizioni e stesse possibilità nelle avanzate di definire la tipologia e il numero di file e il numero di versioni da mantenere. Per le altre, ovviamente posso, sempre per la licenza server, andare a definire eventuali database, per esempio SQL Server già è stata definita, io qui ho la possibilità di visualizzare quindi server dati, l'autenticazione con la quale si autentica al DB e anche in questo caso definire una cartella temporanea per l'appoggio dei dati, questa che però può essere definita anche all'interno di CIS, il database. Ovviamente, se lo spazio su C è disponibile, una volta linkato, posso effettuare un test di connessione e avviare e schedulare i miei set di backup anche per quanto riguarda i database. La possibilità quindi di definire anche share di rete che si abilita solo per le licenze server, la possibilità anche di andare a effettuare il backup di cartelle in FTP. Per le due tipologie poi di host virtuali, io ho la possibilità, per esempio, nel caso di avere su questa macchina server ho un Hyper-V e quindi posso scegliere le macchine virtuali all'interno di Hyper-V in modo singolare oppure nella sua intera totalità. Nel caso invece, quindi l'agent è installato direttamente sul server che poi ha funzionalità e ruoli per gestire l'Hyper-V. Nel caso di invece VMware, occorre nello specifico installare in realtà l'agent su una macchina esterna alle SXC, in cui
mi punterà comunque all'hypervisor e effettuando poi l'accesso all'hypervisor mi mostrerà le macchine installate sull'host stesso e quindi selezionarle e effettuare la procedura di backup. Anche in questo caso ho bisogno appunto sulla macchina che mi effettua il backup di uno spazio su C disponibile per appoggiare i dati temporaneamente. Quindi poi la cartella a fine backup la cartella viene in automatico cancellata. E quindi ho la possibilità poi di sfruttare sempre la stessa macchina per effettuare più backup delle varie macchine virtuali. Quindi anche in questo caso per quanto riguarda Hypervisor di tipo VMware. Per ogni database poi ovviamente cambiano le impostazioni di linkaggio e i parametri di collegamento ad ogni DB specifico. Bene, io a questo punto ho terminato. Dopo prenderò in consegna le domande che mi avete fatto e vi risponderò prima possibile. Vi lascio per maggiori informazioni, quindi visitate il nostro sito, seguite i nostri webinar con la possibilità di ovviamente di iscrivervi attraverso il sito e tramite il pulsante webinar. Se avete qualche domanda per altri ulteriori approfondimenti, scrivete pure a italy@axopro.com oppure contattate uno dei nostri commerciali di riferimento, uno dei vostri commerciali di riferimento. Io ringrazio a tutti per l'attenzione e spero di sentirvi a breve. Buona giornata e buon lavoro.